finita ufficialmente ieri l'edizione 2015 del The Big Red, la manifestazione di pesca sportiva del tonno rosso con la tecnica no kill organizzata nel porto di Roma, dove è in corso il Festival del Mare. A salpare insieme a pescatori professionisti che entreranno in gara oggi al largo di Ostia alcuni personaggi noti della TV, del cinema, del giornalismo e dell'imprenditoria, come la ballerina di Ballando con le Stelle Elena Coniglio, la cantante Valentina Parisse, le conduttrici gemelle Silvia e Laura Squizzato, l'economista Nunzio Bevilacqua e tanti altri, che partecipando all'emozionante esperienza della pesca sportiva hanno potuto farsi portavoce della campagna di sensibilizzazione della tutela del mondo marino, come viene spiegato nello slogan della competizione No Kill, So Cool, rispettiamo il mare. Presenti anche Jimmy Ghione e Stefano Masciarelli come testimonial di Operation Smile e alcuni volti noti di Uno Mattina Estate, che prenderà il via su Rai 1 a partire da lunedì, come l'astrologo Jupiter e le inviate Antonia Avarini e Margherita Basso, che si sono dette entusiaste di aver vissuto una fantastica giornata sotto un caldo sole estivo in una splendida location come il porto turistico a tutela del mondo marino e delle sue bellezze. No kill, so cool, rispettiamo il mare. Noi anche con Striscia abbiamo fatto un sacco di servizi, proprio bisogna rispettare il mare. Tanti purtroppo non lo rispettano. Noi italiani ci stiamo avvicinando molto a questa. Mi hanno detto che invece gli spagnoli sono un po' più terribili. Allora, siamo andati al largo alla ricerca di questo pesce perduto, che ovviamente avremmo poi ributtato in acqua. Non ne abbiamo visto neanche l'ombra di un pesce. Tornando verso il porto, la cosa meravigliosa è che proprio qui all'imbocco del porto c'erano un sacco di pesciolini che saltavano, come per dirci: meno male, anche questa volta ci è andata bene, non ci avete preso. È stata una scena meravigliosa, però io so perché. Perché c'era una persona con noi che sono anni che cerca di pescare qualcosa e non riesce mai a pescare nulla. Secondo me la colpa è la sua. Beh, dobbiamo sapere chi è. Non si può dire. È un qualcuno però che vedere con le previsioni, certe previsioni strane. Secondo me oggi aveva Saturno contro. Sono sicura di questo, perché è possibile un pesciolino, uno piccolino, che poi lasciavamo libero, ma uno piccolino da vedere vicino, ma è possibile? Nemmeno uno. Secondo me la luna non era buona, perché la luna in bilancia oggi, no? Dobbiamo aspettare la luna in Scorpione, dopo domani, che la luna nei segni di acqua, secondo me, è più pescosa. Quel mare è legato a Nettuno, e Nettuno, che è fratello di Jupiter, che è mio fratello, diciamo, è un grande dio mitologico. Il mare è l'ispirazione, è legato agli artisti, è legato alla grande alla sconfinatezza, dunque è una sorta di... riesce a liberarti e a liberare dai cattivi pensieri, perché il mare è importante. Infatti oggi è stata una giornata stupenda sotto quel profilo, grazie a voi tra l'altro. E devo dire che comunque consiglio un po' a tutti il mare, di venire qui ai romani. Venite a Roma, venite a Ostia, al porto di Roma. Non sono un pescatore, ma ho potuto partecipare e verificare che c'è massimo rispetto, e molto spesso io ho tanti amici pescatori e molto spesso sono i primi proprio a tenere, giustamente per vari interessi, al rispetto, alla tutela, e che tutto venga fatto con il massimo amore, per cui ecco, c'è un clima molto molto positivo. Innanzitutto grazie alla stupenda organizzazione, che insomma si è dimostrata all'altezza come ogni altro anno. Sicuramente, come gli altri anni, bisogna cercare di puntare sulla sensibilizzazione al rispetto del mare e soprattutto sulla necessità che il mare diventi anche un apporto economico per il paese, ma sempre nell'ottica della sostenibilità. E poi tanti amici, insomma, per rivedersi tutti assieme, un modo anche per, diciamo, risocializzare, avere modo anche di rincontrarsi. A tutti coloro che ancora non hanno visto questo porto turistico di Roma, ad Ostia, al di là che la facilità di chi abita ad Ostia va bene, ma Roma è a 10 minuti, l'Eur è a 8 minuti, cioè si entra in una dimensione talmente bella e caraibica, perché piante ornamentali, tutto pulito, sembra di stare in Svizzera, invece siamo al porto di Roma turistico. Da cittadino romano vi esorto gli altri cittadini a portare i bambini, i figli, i nonni a fare una grande passeggiata, ristoranti, sale giochi, giochi per bambini, e poi il mare, le barche. In particolare, lo ricordiamo, in onore di questo festival, fino al 7 giugno qui ci saranno stand, divertimenti. Sabato io e la mia band canteremo qui, quindi palco, americane, luci. Siamo in America? No, siamo a Roma. Chiama più il mare tra le gemelle Squizzato
chiediamoglielo. È una dura lotta, cara. Sì, esattamente, io sono Silvia, hai indovinato. Devo dire che siamo tutte e due amanti del mare, soprattutto del mare che si rispetta. Però tu oggi non sei riuscita a pescare, mentre Laura... Io ho quasi pescato, però a un certo punto ho sentito che tirava, ho cominciato, però poi ci ho abbandonato. Ma è la soddisfazione, insomma, di pescare, anche perché l'idea è quella di pescare, di dire ho vinto, sono riuscita a pescare e poi di lasciare il pesce vivo. E quindi si è rilasciato da solo? Eh sì, un po' troppo in anticipo, volevo fargli la foto, volevo riuscire a tirarlo su, però sarà per la prossima volta. Noi condividiamo in pieno il messaggio di questa edizione della Festa del Mare e quindi no kill, so cool. Rispettiamo il mare. La VIP Edition è poi proseguita nel villaggio nautico di Porto di Roma in Blu, all'altezza della spiaggetta del porto turistico, dove i VIP sono stati deliziati dalle creazioni culinarie dello chef Bartolomeo Enrico. Cena sempre nel rispetto dell'ambiente, come vuole la manifestazione, è andata in scena una sfilata di abiti realizzati con materiali esclusivamente di riciclo dalle mani della stilista Roberta Mucci dell'associazione culturale BDC Eventi, alcuni dei quali sono stati proposti ai VIP con lo scopo di donare il devoluto all'organizzazione umanitaria internazionale Operation Smile, charity partner di Porto di Roma in Blu. Oggi, sabato 30 maggio, la manifestazione di pesca sportiva entra nel vivo. È iniziata infatti la gara dei pescatori professionisti al largo di Ostia. Il taglio del nastro del villaggio nautico avverrà oggi pomeriggio intorno alle 18.30 alla presenza delle autorità. Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 23 e non mancheranno le attività sportive ricreative o la musica dal vivo e gli spettacoli di cabaret, che renderanno unica la prima edizione del Festival del Mare. Dunque, non mancate!